Parlare di rocche dantesche nell'immaginario comune rievoca paesaggi e architetture fortificate che hanno fatto da sfondo ai racconti della Divina Commedia e che, seppur non espressamente richiamati nell'opera letteraria, sono rimasti indissolubilmente legati ai personaggi danteschi. In piena età comunale, il castello è in Dante l'icona del signore potente, dimora sfarzosa, in grado di dare protezione e rifugio, come per esempio il nobile castello degli Spiriti Magni, situato nel Limbo, simbolo di sapienza e di cultura. Ma le rocche sono più spesso cornice di amori tormentati, luogo di giustizia, di brutali esecuzioni, scenario di guerre, talvolta cospirazioni, intrighi. E il poeta conosceva bene i castelli del suo tempo e la vita che vi si svolgeva. Così in questi ambienti fa muovere con naturalezza i suoi personaggi. La potenza visionaria di Dante risiede soprattutto nel suo saper cogliere il genius loci di questi luoghi della sua quotidianità, che vengono richiamati e evocati nei passi della Divina Commedia, ma li trasfigura fino a farli diventare paesaggi e architetture di valenza prioritariamente mistica e simbolica. Un primo esempio che possiamo citare è la città infernale di Dite, la cui morfologia contiene tutti gli elementi della rocca fortificata. Possiede le mura possenti, i fossati, che poi sono quelli formati dalla palude Stigia, le torri ferrigne, le porte e i baluardi. Si affida ad un paesaggio fortificato anche per rappresentare il pozzo più profondo dell'inferno, ove sono puniti i traditori. È il paesaggio immerso nella nebbia che storicamente avvolge la cerchia tonda del castello di Monteriggioni, in Val d'Elsa. Una nebbia che viene richiamata anche in altri contesti letterari e che il sommo poeta deve aver sperimentato più volte percorrendo la nota via Francigena. Altra citazione, breve ma fortemente icastica, è quella della rocca di San Leo di Montefeltro, che Dante visitò nel 1306 e che richiama per la faticosa ascesa verso la vetta, che è tipica di queste rocche aspre e scoscese. Molte poi sono le altre strutture fortificate espressamente richiamate nella Divina Commedia. Citiamo la Torre della Garisenda a Bologna, tra le più note la Torre degli Ezzellini sul Colle di Romano. Ancora più numerose sono però quelle che i versi riescono ad evocare perché correlate a vario titolo con personaggi ed eventi narrati. A tutti è noto il castello di Gradara presso Pesaro, reso celebre dall'amore di Paolo e Francesca, o il castello di Giovagallo in Lunigiana, dove Dante sappiamo che soggiornò, ospite della nobildonna Monna Lagia Fieschi, che viene citata nel 19° canto del Purgatorio proprio per la sua buona fama. Tra questi luoghi evocati rientra a pieno titolo il castello di Acquafredda in Sardegna, la cui fama è strettamente legata alla figura storica del conte Ugolino della Gherardesca, di cui Dante ricorda nel 33° canto dell'Inferno la crudele morte nella Torre della Muda. La fama di Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico, riverbera nel corso dei secoli grazie ai celebri versi danteschi. La sua rinomanza deriva dall'essere stata una figura di primo piano nella storia pisana e toscana del 200, ma altrettanta importanza, seppure forse meno nota, ha avuto nella storia della Sardegna, dove Ugolino si distingue per le sue strategie politiche ambiziose e aggressive. Figlio del conte Guelfo, nasce nei primi decenni del XIII secolo. La sua potentissima casata, la famiglia comitale dei Gherardesca, è per tradizione di parte ghibellina, anche se Ugolino passerà poi su posizioni guelfe, alleandosi con i nuovi visconti, anche egli protagonista nel contesto isolano. Il primo legame tra Ugolino e la Sardegna si instaura nel 1252, a seguito della sua nomina a vicario di Reenzo, figlio di Federico II, sposo e marito della giudicessa Adelasia di Torres e nominalmente Rex Sardegna, che dal 1249 si trova imprigionato a Bologna. Ma è nelle sorti del giudicato di Cagliari, o meglio nella sua dissoluzione, che Ugolino ricopre un ruolo ancora più centrale. Nel 1258, infatti, una spedizione pisana sconfigge Chiano, giudice di Cagliari, e il giudicato perde la sua autonomia e la sua esistenza unitaria. La capitale giudicale, Santa Igia, è distrutta dai vincitori, mentre Castellicastro, nata per volontà pisana agli inizi dello stesso secolo, diventa un comune dipendente da Pisa, con giurisdizione sui sobborghi e sulle ville vicine.
Il resto del territorio giudicale è quindi diviso tra le tre nobili famiglie pisane che hanno contribuito con proprie risorse alla guerra. La parte orientale è assegnata ai Visconti, quella centrale ai di Capraia, giudici in Arborea, e quella occidentale ai Don Oratico, a cui appartengono due rami familiari, facenti capo rispettivamente a Gherardo e a Ugolino, che si schierano tra le file opposte nella lotta tra Guelfi e Ghibellini. Probabilmente proprio questo ha favorito un'ulteriore frammentazione del territorio loro assegnato, tanto che le due famiglie si fregiano del titolo di signori della sesta parte del Cagliaritano. Acquisito il possesso dell'ambito territoriale posto a nord del fiume Cigerri, corrispondente alla regione storica del Sigerro, Ugolino favorisce politiche di popolamento fondamentali per lo sviluppo economico del territorio. L'emblema del successo della sua strategia è Villa di Chiesa, un piccolo borgo che in pochi decenni, grazie allo sfruttamento intensivo delle miniere, si trasforma in una ricca cittadina dotata di un proprio statuto, il famoso breve di Villa di Chiesa. Se da un lato il controllo delle ricchezze argentifere dell'Iglesiente rappresenta un importante punto di forza nella politica di Ugolino a Pisa, dall'altro i forti interessi sardi hanno certamente avuto un ruolo altrettanto importante nell'insorgere dei frequenti scontri tra Ugolino e la stessa Pisa, culminati talvolta in azioni di forza ed esili. Ma ciò che è forse più utile sottolineare in questa sede è il suo contributo nel processo di incastellamento del territorio sotto la sua giurisdizione. Come è noto, in Sardegna tale processo dura poco più di due secoli, intensificandosi nel XIII secolo, quando cioè le dinastie genovesi e pisane, che hanno importanti interessi economici nell'isola, costruiscono strutture fortificate per affermare il dominio signorile diretto su territori all'interno degli stessi giudicati. Ciò spiega l'impegno di Ugolino nella costruzione di una serie di castelli a difesa dei suoi possedimenti. Il sito più importante è la stessa Villa di Chiesa. La città è protetta da alte mura, intervallate da torri e da quattro porte, ma anche dal castello di San Guantino o di Salvaterra, posto a nord-est del nucleo urbano, su un piccolo rilievo. Ben arroccati, su rilievi impervi e scoscesi, sono invece i castelli di Gioiosa Guardia e di Acquafredda. Le fonti parlano anche di altri siti fortificati, costruiti sempre per volere di Ugolino, come una rocca Domus Novas e il castello di Barattuli, presso Monastir. Villa di Chiesa, Gioiosa Guardia e Acquafredda, visivamente collegati tra loro, costituivano parte di un'importante linea di difesa, il cui significato strategico si coglie attraverso la ricostruzione del confine politico-territoriale, conseguente alla frammentazione del giudicato di Cagliari e alla separazione tra Sigerro e Sulcis. Tra tutti, il castello di Acquafredda rappresenta un sito che non trova analoghi in Sardegna e che stupisce per la grandiosità e la complessità progettuale. La prima immagine nota del castello di Acquafredda è un disegno che fa parte del Componimento Sardinia, fatto redigere nel 1358 dal re d'Aragona Pietro il Cerimonioso, che voleva così aggiornare l'elenco delle località e dei castelli della Sardegna di proprietà reale. Come avviene per altre iconografie contenute nella stessa opera, tra cui anche quella di Cagliari, non è facile individuare la corrispondenza esatta tra questa rappresentazione e la morfologia del sito, anche se, come segnala Donatella Salvi, sono sicuramente riconoscibili i disegni dei conci sull'intonaco della cortina muraria merlata e la porta. Più fedele appare invece la rappresentazione del castello che compare nel bassorilievo incito su un concio lapideo collocato nella facciata della chiesa di San Giorgio a Siliqua. Nell'immagine si riconoscono alcune strutture, prima di tutto la cinta muraria esterna, vista da nord, ornata dell'ancora ben riconoscibile merlatura guelfa. Il mastio ormai perduto, ma attestato dagli scavi archeologici, è ben visibile nell'immagine, è la torre di guardia, collegata al mastio da un'elegante struttura d'arcate interrotta ai due estremi da un ponte levatoio. Esiste poi presso l'Archivio di Stato di Cagliari, nel fondo denominato Antico Archivio Regio, abbondante materiale documentario relativo alla gestione del castello sotto il governo aragonese, dal quale, con attenti studi, è stato possibile ricostruire le fasi di vita del castello, ma anche l'armamento e la manutenzione della struttura nel tempo. Particolarmente interessanti sono però le fonti ottocentesche, dalle quali emergono due componenti che caratterizzano il sito.
quella storica legata al nome di Ugolino e quella paesaggistica della collina isolata, più volte definita il nido d'aquila e che tutti descrivono come un luogo impervio, cima brulla e solitaria. Tra gli storici fondamentale è l'opera di Vittorio Angius, che nel suo lavoro Città e villaggi nella Sardegna dell'Ottocento, scritto a cavallo tra gli anni 1833 e 1856, ricostruisce la storia del territorio e dei suoi signori. Notevole fortuna ha avuto lo schizzo tracciato, come lui stesso dice, dal conte Alberto Ferrero della Marmora nel 1860. È inserito nel suo notissimo itinerario dell'isola di Sardegna, che troviamo replicato già nel 1864 dal canonico Giovanni Spano nel suo Mnemosine sarda, ricordi e memorie di vari monumenti antichi con altre rarità dell'isola di Sardegna. La Marmora racconta di essere salito, non senza pericoli, più di una volta sul colle per i suoi lavori sulla carta dell'isola e per studiare la composizione geologica della collina. Egli ci colpisce, ha letto Dante e nel suo scritto testualmente ricorda: «Mi è successo di trovarmi a dover sospendere per qualche istante le operazioni trigonometriche, a deporre il martello da geologo per ritornare col pensiero ai tempi storici durante i quali il castello aveva acquisito nell'isola una certa importanza». E pensa all'ombra pallida e offuscata dell'infelice conte Ugolino, che immagina come il grande poeta lo aveva descritto. Ma il pensiero va anche a Vanni Gubetta, il presunto complice dell'arcivescovo Ruggeri, squartato alle pendici del castello per ordine di Guelfo della Gherardesca, come ricordato anche dallo storico Raffaello Roncioni nelle sue note Storie pisane. Negli stessi anni, il castello non passa inosservato ai numerosi viaggiatori che percorrono questa parte dell'isola nei loro grand tour e che sistematicamente nei loro scritti pongono in relazione questo luogo con i versi del sommo poeta. Ci riferiamo a William Henry Smith nel 1828, a Charles Edwards nel 1889, a Gaston Vouillet nel 1893. E come la Marmora, anche Vouillet racconta di rileggere nella cupa solitudine di quest'arida sommità le pagine immortali di Dante, che fanno tremare ancor più quando si ha il privilegio di leggerle nelle rovine medesime del castello. Le stesse pagine ispirano inoltre il romanzo storico di Carlo Bruno, edito nel 1878, nell'ambito di quella collana di romanzi destinati a raccontare ai sardi la storia della Sardegna. E però Filippo Vivanet nel 1894, nelle sue note per la storia del castello di Acquafredda, a ricostruire in maniera ordinata la storia del castello, attraverso, diremo, quel processo di ricognizione e di interpretazione delle fonti che è proprio di chi indaga i documenti per ritrovare le ragioni dei monumenti, aprendo così la strada verso una nuova generazione di studi, come sono stati quelli del censimento di Cartaraspi nel 1933 e le importanti monografie firmate da Foyce of Foyce nel 1960 e da Mario Pintor nel 1962. Nel frattempo, lo stesso Pintor nel 62 ci racconta che i fianchi del colle sono stati rinvertiti, le vie d'accesso opportunamente sistemate per consentire così un afflusso sempre crescente di turisti. E infine Dionigi Scano, nella sua instancabile opera di riconoscere alla Sardegna un ruolo di primo piano nel più ampio panorama della storia nazionale, a usare l'opera di Dante un po' come testo e insieme come pretesto per scrivere la storia dei sardi attraverso i suoi ricordi di Sardegna nella Divina Commedia, scritti tra il 1945 e il 1949, ma sappiamo pubblicati solo nel 1962. E però con le campagne di scavo e con l'importante contributo degli archeologi che si è potuto avviare quel processo di analisi e interpretazione delle testimonianze materiali che questa rocca dantesca ancora conserva. Ci si riferisce agli scavi e agli studi condotti tra il 1996 e il 2001 da Donatella Salvi, Pinuccia Simbula, Giorgio Murru,
che hanno portato ai primi restauri finalizzati a scongiurare pericolosi crolli, ma soprattutto ad un importante avanzamento della comprensione delle preesistenze e ad aprire nuovi e promettenti filoni di ricerca, come sono quelli proposti da Giovanni Serreli, Simonetta Sizia e Stefano Castello, pubblicati nel 2002. Le fonti ci parlano dunque di un sito ben fortificato, sviluppato su tre livelli. Sulla sommità dell'impervio domo andesitico si arrocca il mastio con alte mura merlate, una torre svettante e muri a scarpa. Di fronte si trova invece la torre di guardia, posta su una seconda altura, in posizione isolata. Nel bassorilievo essa si collegava al mastio principale attraverso un sistema composto da una struttura ad archi ed elementi mobili, forse in muratura e in legno. A livello intermedio si trova la finta torre, al cui interno sono allocate tre cisterne per la raccolta dell'acqua. A livello più basso, la cinta muraria, intervallata da torri, anch'esse merlate, cinge e difende l'intera area a ridosso del castello e il piccolo borgo omonimo, sviluppatosi intorno a quella che si ipotizza possa essere stata una piccola chiesa. Il video, prodotto dalla Simtech 3D e curato dall'archeologo Giorgio Murru, gentilmente messo a disposizione per questo intervento, ci accompagna in una visita virtuale del complesso fortificato di Acquafredda. Allo stato attuale, la condizione del castello è alquanto frammentaria. Il mastio conserva, piuttosto ruderizzati, i due setti murari longitudinali, in parte ancora coronati dalle merlature guelfe. Su di essi si aprono strette feritoie sagomate con elementi in laterizio. Gli scavi archeologici hanno permesso di accertare l'esistenza di una torre principale, aderente al fronte ovest, di cui però permane soltanto il muro d'imposta. All'esterno del fronte ovest si trovano ben incastonati nella muratura cinque differenti stemmi lapidei disposti a piramide. Lo stemma più in alto, quello in posizione centrale, esibisce l'aquila imperiale di Ugolino dei Donoratico. Della cinta muraria sottostante permane gravemente danneggiato il fronte settentrionale. Il perimetro segue la morfologia del terreno, adattandosi ad esso, in alcuni tratti integrandosi, in altri poggiandosi direttamente sulla roccia fiorante. Gli studi di Donatella Salvi, già citati, e altri approfondimenti condotti con i metodi dell'archeologia e dell'architettura portano a ipotizzare che il mastio e la cinta muraria siano stati costruiti contestualmente, o quantomeno nell'ambito di un progetto fortificatorio organico. Inoltre, le analisi delle murature e la stratigrafia attestano l'esecuzione di un importante, seppure forse frettoloso, intervento di potenziamento delle strutture murarie. Esso sarebbe consistito nella sopraelevazione dei muri esterni, della cinta muraria e del mastio. In entrambi i casi è ancora ben distinguibile la sagoma della merlatura preesistente, poi ricomposta nella finitura della parte sommitale della sopraelevazione, esibendo una tecnica muraria meno accurata di quella sottostante. Data l'estensione del sito, il borgo è stato indagato prevalentemente in corrispondenza dei settori più in prossimità della cortina nord. In tale ambito, un piccolo manufatto, di cui si conserva solo un basso tratto basamentale, ha destato particolare interesse. Si tratta di un edificio realizzato in laterizi, orientato in direzione ovest-est, che si articola in tre ambienti contigui di forma rettangolare. Quello più ampio, in posizione centrale, è concluso da un'abside a pianta semicircolare. Come sottolineano in particolare gli studiosi Giovanni Serreli, Simonetta Sizia, Stefano Castello e Giorgio Murru, la configurazione planimetrica rimanda nel ritmo e nelle forme all'impostazione di un edificio chiesastico. Esso potrebbe essere, sostengono gli studiosi, quella Ecclesia Sancte Marie et Sancte Barbare de Acquafrigida, citata in documenti duecenteschi. Ad attribuire a quest'area una spiccata vocazione religiosa contribuiscono anche la presenza di una cisterna per l'acqua, posta al di sotto dell'ambiente centrale, e la collocazione, in corrispondenza dell'ambiente sud, di una nicchia scavata nella roccia, all'interno della quale sembra aver trovato posto una fonte. Il forte legame del sito con l'acqua si esprime soprattutto nell'attenzione rivolta alla sua gestione. L'articolato sistema idrico attraversa dall'alto verso il basso l'intero complesso fortificato. Ma tale profondo legame è evocato fin nello stesso toponimo, Acqua Frigidam, poi diventato Acqua Fredda. Quale contributo può allora dare questa riflessione sull'eredità della Divina Commedia alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale ad essa in qualche modo correlato? Una risposta viene dalle parole ancora attuali di Filippo Vivanet, che sul castello di Acquafredda scriveva: «Lasciato da allora in poi, in completo abbandono, ci si è aggiunto come un vecchio strumento di storia che ogni folata di vento ischeletrisce sempre più,
vano ricordo di un'epoca che fugge a tutto vapore dietro di noi, buono appena ad evocare, auspice la musa scultoria di Dante, le fiere figure che lo popolarono. Ora che l'avanzamento delle conoscenze e l'innovazione tecnologica mettono a disposizione eccezionali strumenti di indagine e di comunicazione, è necessario raccogliere l'eredità di questi pionieri che già quasi due secoli fa hanno riconosciuto ad Acquafredda il ruolo di rocca dantesca. E come Dante aveva saputo cogliere i tratti salienti del paesaggio fortificato del suo tempo, è oggi nostro compito ritrovare nel territorio e nel paesaggio fortificato le tracce delle altre rocche dantesche dei signori del tempo e in esse riconoscere quella identità di una Sardegna un po' sarda e un po' pisana che dimostra di avere ancora tanto da raccontare, soprattutto attraverso la rilettura delle pietre, testimonianze uniche di un patrimonio ancora da scoprire e per questo da tutelare e soprattutto da restaurare.